Salve a tutti e benvenuti a questa altra parte di Pokémon Anime d'Argento. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare un po' dentro al faro. Potreste prendere l'ascensore, però all'inizio, la prima volta, non lo potete prendere. Quindi facciamo il giro completo. Gli allenatori li ho battuti. Cioè, non è che l'ascensore non lo potete prendere, ma non potrete andare da Jasmine perché ci sarà una porta chiusa che non vi farà passare. Comunque, qui, prima di andare lì dentro, prendiamo questa MT, che è Bullo, MT87. E possiamo uscire, ecco. Vedete questa grafica 3D splendida? E prima di entrare in questa porta, se vedete lì c'è una Pokéball che contiene una caramella rara. Possiamo continuare, entriamo qui dentro. Qui c'è un marinaio, noi lo battiamo e poi prendiamo etere. Andiamo avanti. Adesso stavo vedendo che non avevo curato i Pokémon. Comunque non fa niente. Perché mi ricordavo di avere Cicorita che mi camminava vicino, non Croconaw, non Feraligatr. Ora prendiamo un super repellente. E siamo all'ultimo piano. Sì, adesso io qui già ci ho parlato perché dovevo parlarci per forza per battere gli allenatori. Poi non potevo più scendere giù e dovevo per forza parlare con Jasmine. Poi voi ci parlate e si apre questa porta. E ora potrete usare l'ascensore sia adesso che la prossima volta che verrete quando portate la pozione al. Quando portate la pozione a Jasmine. Piano terra. E usciamo. Ora mi pare che vado a curare i Pokémon, se non dico una stronzata. Sì, andiamo a curare i Pokémon, dopodiché ci avviamo verso Fiordlisopoli, via mare. Quindi insegnate Surf a un vostro Pokémon se non l'avete ancora fatto. Io ho insegnato Surf a Feraligatr. Ok, abbiamo curato i nostri Pokémon e ora possiamo portare Cicorita a spasso. Infatti io Cicorita ce l'ho a livello 27 o 28 se non mi ricordo, e non lo faccio evolvere, lo voglio tenere così. Innanzitutto perché è molto più bello, a me Bailiff è anche bello, ma Meganium fa abbastanza schifo. E poi perché è una novità, quindi voglio andare alla Lega, voglio tenere un Cicorita, non voglio tenere un Meganium. Ora uso un super repellente perché tanto qui si catturano solo Tentacool e Tentacruel, che io già ho catturato entrambi. E andiamo verso il mare, io qui ho battuto gli allenatori. Andiamo per di qui, è piccolo il tragitto, quindi non dobbiamo fare niente di strano. E innanzitutto vi consiglio di curarvi i Pokémon. E poi andiamo in questa casa, dove parlando a questo signore ci dice che ci darà questa pozione segreta, che è quella che Jasmine ci diceva. Vabbè, ora direi di soffermarci a Fiordlisopoli. E questa è la palestra, poi la visiteremo. Invece qui c'è cosa c'è? La zona safari che aprirà dopo che avremo portato la pozione segreta a Jasmine. E in quel momento ci chiamerà Baoba che ci dirà che è aperta. Qui c'è una casa. E qui Suicune, vabbè, scapperà. Comunque in quella casa una signora vi dice dove avrete catturato il Pokémon che scegliete voi di fargli vedere. Scappa Suicune, arriva Eugenius e dovremo abbatterlo. Per questo vi ho detto di andarvi a curare. Io la prima volta che ho fatto la mia prima guida, dato che non lo sapevo che dovevamo sfidare Eugenius, l'ho sfidato con un Pokémon e mezzo praticamente. Ho vinto anche a culo però. Comunque, Cicorita, livello 27, vado con riflesso per aumentare la difesa speciale per 5 turni, la difesa, non difesa speciale, e lui mi usa ipnosi, e io decido di cambiare Pokémon, e metto Feraligatr, se non dico una stronzata, sì, Feraligatr, e
E va l'andro con sgranocchio, lui usa mangiasogni, sapevo che usava mangiasogni. E vado con sgranocchio, quindi lo ammazzo. Sì. Ok, quasi a livello 32 il nostro croco. Però non ci va. Ora c'è Electrode. E io metto Charmeleon. Se non sbaglio. Sì, metto Charmeleon. Perché sia croco che quell'altro lì che c'avevo disponibile, c'avevo disponibile Pichu che è solo Locomolt, cioè come mossa d'attacco, quindi devo insegnare Tuono, non gliela voglio insegnare, volevo insegnargli Fulmine, però non ce l'ho l'MT. Comunque Tuono fallisce a lui. Ira di Drago, gli tolgo mezza vita. Infatti ci avrà una settantina di PS lui, 76, 77. Ancora Tuono mi paralizza e io non attacco perché sono paralizzato, quindi fanculo. Tuono che fallisce, ira di drago a segno. E Electrode è morto. Charmeleon che al 36 si evolverà in Charizard. Ora Haunter. Anche se non lo allenerò Charizard perché è abbastanza scarso come Pokémon. Lo faccio solo salire al 36. Ora manda in campo Haunter. Io ho messo Feraligatr per usare un'altra volta Sgranocchio. E non ci saranno molti problemi con Sgranocchio. Infatti è morto. Penso che va anche al 32. Sì. Livello 32 raggiunto. Ok. Lucio voleva battere per guadagnarsi il rispetto di Suicune. E se ne andrà. Bene, noi adesso ci andiamo a curare un'altra volta. Però andiamo a parlare prima con questa signora che ci dirà che avendo volo, cioè che se abbiamo volo possiamo andare tranquillamente. Comunque qui c'è la palestra. Dobbiamo fermare il flusso che. Di quella cascata che va addosso a Furio, ma non lo faremo, lo faremo nella prossima puntata. Nella prossima parte di questo gameplay a Pokémon Argento Soul Silver. Facciamo riposare la squadra. E io vi voglio dire innanzitutto che curiamo la squadra. Abbiamo finito le cose da fare. Fermiamoci qui. Nella prossima parte avremo l'audio di sottofondo del gioco. Penso di metterlo. Sarà una prova nella prossima parte. E se andrà bene, terrò l'audio sotto di sottofondo. Io parlo lo stesso, però tengo l'audio di sottofondo del gioco, che è anche una cosa più carina. L'avevo messo in questo, però avevo sbagliato. Non avevo fatto delle cose. Comunque, questa parte termina qui. Mi raccomando, commentate, votate e iscrivetevi. Ciao a tutti.